Da Rivisondoli sta arrivando il pullman del Napoli, la formazione del tecnico Spalletti che resterà in Abruzzo per la seconda parte del ritiro. Da questo pomeriggio alle 17:30 il primo allenamento allo stadio Patini. Vi facciamo vedere proprio le immagini dell'arrivo del pullman. E questo dunque l'arrivo del pullman del Napoli. Noi facciamo un piccolo salto indietro perché vi andiamo a far vedere ora una piccola esclusiva di Rete 8, perché questa mattina nel corso della registrazione di Strade d'Abruzzo, che andrà in onda mercoledì prossimo alle 20:30 su Rete 8, abbiamo intervistato lo storico magazziniere del Napoli, Tommaso Starace. Appena arrivati in Abruzzo è sempre un piacere, no? Sì, l'Abruzzo è il posto più bello che ci può essere, sta vicino a Napoli e quindi è un posto bello caldo per i nostri tifosi napoletani, siamo vicini, vengono qua, si divertono, e c'è l'aria verde, l'aria fresca, tutto un verde intorno. Questo è il terzo anno per voi, come vi siete trovati in Abruzzo? Ma noi ci troviamo sempre bene, noi ci facciamo vedere bene, noi siamo in Napoli, siamo di sorriso, siamo in sole. Stadio stupendo. Beh, questo non manca, i nostri amici giardinieri qua non fanno altro che farli lo stadio perfetto per noi.